Sì, a me viene in mente un episodio che mi ha colpito moltissimo. Sara Morganti, che forse voi conoscete, è una campionessa mondiale paralimpica che tra l'altro si sta preparando ad andare a rappresentarci a Parigi, oltre a, diciamo, ad allenarsi con la SLA, quindi con la sclerosi, tra l'altro, quindi con una fatica inimmaginabile, accoglie ed è punto di riferimento di tantissime ragazze e ragazzi che vanno da lei in scuderia per chiederle, insomma, come fare. Io ero con lei per caso e è arrivata questa ragazzina con i genitori, peraltro venendo dal Veneto, mi pare, quindi anche da lontanissimo, perché i genitori volevano chiederle aiuto. Questa bimba era vogliosa di fare questa attività in carrozzina, una bimba con una grossissima difficoltà, tra l'altro anche di linguaggio, quindi non solo fisica, ma lei proprio non parla. E a un certo punto ci siamo distratte e lei si è avvicinata con la carrozzina a Royal, che è la sua bisbetica campionessa, ma che non dà confidenza a nessuno, è una cavalla veramente molto poco, poco, come dire, empatica, non Predisposta. è predisposta. Se la lasci fare le fai un piacere, nel senso che sì, tutt'al più ti considera, ma un secondo. E entrambe ci siamo girate e Sara, quasi con le lacrime agli occhi, Royal stava leccando, cioè questa bimba era protesa verso di lei con la cavalla che la leccava. Ha detto: io non lo fa nemmeno con me, nel senso che non ha questa propensione naturalmente, non che ti morda, ma poco ci manca, ecco. Questo noi l'abbiamo visto tantissime volte in questi anni perché, per esempio, i bambini molto piccoli o i disabili vengono considerati dei cuccioli. I cavalli sono animali da branco, quindi tendono a proteggere chi è più debole, soprattutto le femmine. A me piace un sacco lavorare con le cavalle femmine perché quando sono protettive, più di una femmina protettiva di cavalla non c'è, non è il maschio che sposta il branco, è la cavalla, anzi più cavalli. Non ci sono quelle leadership definitive, cioè in realtà loro sono molto collaborativi. Noi che abbiamo il nostro modo, diciamo, in generale di lavorare con i cavalli è quello di cercare di rispettare il più possibile, poi non è completo perché non abbiamo il predatore, cioè non sono il massimo, il predatore sono i cani, ma non li mangiano, no? Li proteggono. Ma loro hanno un modo molto cooperativo e l'attenzione che hanno per la fragilità. Loro la colgono subito e vanno in modalità di protezione. È più facile che le reazioni, quelle avverse, siano sulla richiestività. Sulla richiestività quando non c'è rispetto di come chiedi le cose. E questo, per esempio, io penso che sia una parte educativa molto importante per le ragazze che fanno equitazione con noi, che è educazione, mi stava lapsus, no? Perché l'inconscio non mente. Perché il rispetto dell'altro, il rispetto di come anche chiedi le cose. Abbiamo avuto anche dei casi molto gravi, anche grandi, quindi non bambini, anche persone adulte, psichiatriche, abbiamo fatto dei lavori con delle comunità con comportamenti, diciamo, aggressivi, di discontrollo. Ma loro, se non lo vivono come un pericolo, non reagiscono spaventandosi. Loro anche oggi avete visto, perché per loro è una situazione un po' anomala, no? Sembrano indifferenti ai particolari, ma in realtà guardano tutto. Pensate un po' come deve essere stato per loro, a parte i cartelli che abbiamo dovuto mettere ci sono per motivi assicurativi, ok? Perché se non lo mettiamo e succede qualcosa è un pasticcio. Ma in realtà loro adesso, per esempio, queste sono qua. Sono lì e non si muovono da lì. E sono lì. E sono lì e stanno lì, ecco. Quindi loro sembrano alle volte indifferenti a dei particolari, ma non lo sono per nulla. Loro osservano e elaborano e spessissimo nelle, per esempio, attività di gruppo che non sempre sono terapeutiche, cioè io ho fatto anche delle sedute di mindfulness, quindi facevamo meditazione così con i cavalli liberi. E poi tant'è si avvicinavano a qualcuno che aveva bisogno, come anche avevamo fatto prima della pandemia, poi non le abbiamo più fatte, dei gruppi di supervisioni agli educatori per prevenire il burnout e
andavano vicino a tutti quelli che erano in burnout. Io non lo sapevo, me lo dicevano loro, a quelli che stavano male, perché loro hanno questa tendenza, no? A prenderti nel branco, se sei in difficoltà vieni preso, ed è un po' la logica nostra, oggi è un po' branco, oggi siamo un po' tutti branco qua, no? Quindi non so se ho risposto alla tua domanda. Assolutamente. E in questo noi dovremmo recuperare quella che è un po' la mente del bambino, la mente primitiva, la mente originaria, di cui parlava anche Marchesini, che poi era il capitolo che io avevo scelto del libro di Francesca. Sì, i capitoli sono 12 perché a un certo punto mi sono dovuta fermare, perché man mano che studiavo e pensavo, diciamo, quali sono le tematiche relative al maltrattamento e al benessere animale, mi rimanevano in mente tantissime. Quindi ho fatto una scelta e diciamo che naturalmente non poteva mancare la parte normativa, la parte della legge, perché la nostra legge è molto molto dettagliata, è una buona legge per nostra fortuna, lasciamo stare quanto viene applicata, però abbiamo delle leggi su questo argomento. Quindi ho intervistato i carabinieri forestali, il tenente Ciccarelli, che è il direttore del NIPAF, della CTS a Pisa, che peraltro non tutti sanno che cos'è, così come non tutti sanno che esiste un gruppo dei carabinieri, che è il SOARDA, che è la sezione antibracconaggio e reato a danno degli animali. Quindi loro mi hanno aiutato a profilare proprio come lavorano le istituzioni e come lavorano, diciamo, i nostri insomma, non soltanto carabinieri forestali, guardia di finanza, cioè i reati sugli animali coinvolgono tutte le forze dell'ordine. Non poteva mancare la zoomafia, perché è un argomento su cui ho lavorato tantissimo con il direttore dell'Osservatorio Nazionale della LAV Troiano e il maresciallo Claudia Comelli, un'altra grandissima donna che ho scoperto e che ho conosciuto, è questa signora bionda, esile e fragile, che è un maresciallo dei carabinieri forestali di Gorizia, che ferma i trafficanti di cuccioli, è ormai esperti in cavallaia, anche lei naturalmente, cioè cavalli, questo è Sandir, non poteva. Il tema dell'abbandono, il tema appunto degli interventi assistiti, perché mi interessava far capire che l'animale non è mai un oggetto, e può sembrare assurdo, ma anche un animale utilizzato in maniera scorretta nel tuo lavoro è un animale maltrattato. Assolutamente sì, perché prima, quando dicevo rispetto delle caratteristiche etologiche, a che cosa serve fondamentalmente? A mantenere un po' la loro animalità. Noi non pensiamo mai alla nostra animalità, ma siamo anche noi animali, siamo animali umani, ma abbiamo la stessa radice, no? Quando si dice animali, pensateci, anima, ok? Nel rispetto delle caratteristiche etologiche, noi per esempio abbiamo 6 cavalli, sono 6 cavalli molto diversi e devono rimanere tali, nel senso sono educati, sono una è ancora in diciamo rehab, perché è una cavalla maltrattata, ma è una cavalla sensibilissima, dolcissima, e l'abbiamo scelta perché nonostante il maltrattamento era molto disponibile ancora all'approccio con l'uomo in modo inspiegabile, ma come ogni tanto sanno fare loro. Direi che la cosa più importante è quella di consentire agli animali di potersi esprimere. Ecco, noi non abbiamo cavalli spenti, i cavalli non vanno a comando, loro hanno una libertà di espressione. Io anche quando mi porto i cani in studio li porto come faceva Freud con Geoffrey, cioè veniva in studio, stanno lì, se vogliono interagiscono, se non vogliono non interagiscono. I miei cani non vanno in struttura, vengono al limite in studio con me. E la stessa cosa sono i cavalli, solo che i cavalli hanno bisogno di un'educazione che noi preferiamo dare da puledri, perché in realtà questo è un altro mito da sfatare: i cavalli per la riabilitazione non sono quelli anziani, devono essere giovani. Invece spesso vengono utilizzati i cavalli anziani, deve fare l'anziano, cavalli che diciamo non hanno più la possibilità, no, diciamo, di dare la reazione che probabilmente avrebbero. Non può. Un cavallo come Surian, che abbiamo giù e che ringraziamo sempre Alessandra per averlo salvato negli ultimi 3 anni,
È un cavallo che può dare tanto dal punto di vista relazionale, ma non lavora più, viene coccolato come un ditino malato perché viene preso, spazzolato, portato a mangiare l'erba, così, e lui sta lì così, ma deve fare pensione, non può, cioè, è in pensione, è un cavallo che ha dato tanto. Questo per esempio è un tema delicato, perché spesso le persone, quando il cavallo non serve più, lo danno via, oppure ci telefonano, ieri diceva Umberto, ultima telefonata: volete mica un cavallo anziano per l'ipoterapia? No, perché il cavallo anziano non è per l'ipoterapia, perché è come mettere una persona artrosica, se parliamo dell'ipoterapia, della terapia motoria, a fare terapia tutto sghembo, ma a parte che non potrebbe. I cavalli, questo è un tipo di maltrattamento, sì, e mi interessava, lo so che molti fanno, perché hai messo, per questo, perché a me interessava molto quel capitolo che ho scelto di Marchesini, sì, scusa, del maltrattamento. Sì, perché allora Roberto Marchesini, per chi non lo conosce, è un etologo, un filosofo, e è il fondatore e il direttore della SIUA, che è la scuola di interazione uomo-animale. È uno zoantropologo, diciamo, che ha coniato questa parola e questa materia, diciamo, quindi la zoantropologia, e affronta proprio molte delle tematiche di cui stiamo parlando in maniera scientifica, in maniera, insomma, è un veterinario tra l'altro di formazione, quindi naturalmente ha anche questa competenza, perché deve essere alla base proprio di affrontare i vari tipi di maltrattamenti, la relazione dell'uomo con gli animali. La zoantropologia è proprio una scienza, diciamo così, una materia che studia non tanto la relazione che c'è tra gli umani e gli animali, quanto l'influenza che il mondo animale ha avuto e ha, quindi con tutte le differenze, sullo sviluppo e l'evoluzione degli esseri umani. Ecco, quindi è una materia molto interessante che ci invita a recuperare da un lato la nostra animalità perduta, quasi totalmente in alcune situazioni soprattutto urbane, e dall'altro appunto anche a capire che gli animali sono esseri anche molto diversi da noi, con esigenze e caratteristiche profondamente diverse. Quindi se ci sono degli elementi che ci uniscono agli animali, facendoci sentire il nostro cane molto simile a noi, non si capisce perché ci viene in mente di infiocchettarlo, profumarlo, mettergli un sacco di strass, metterlo seduto in un carrello della spesa o a tavola, tingergli il pelo. Ora lì non si va veramente sullo psichiatrico, però in materia tua, sì. Però perché ci deve venire a mente che il cane debba essere contento, ecco, detto proprio in toscano, insomma, no, lì si va sul maltrattamento, diciamo, involontario. Ora, stupidità, fino a pochi anni fa si pensava che d'estate i cani andassero tosati perché faceva caldo. In realtà il pelo serve a proteggere. Cioè, facevamo l'esatto contrario, sì, fino a pochi anni fa. Non è cattiveria, è ignoranza. Perché, insomma, non per questo è scusata. Però naturalmente, soprattutto forse anche nel mondo dei cavalli, anche nel mondo dei cani, molte persone che vivono con un cane, sono tantissime, o con un gatto, perché il gatto fortunatamente forse si difende un po' più da sé, ma il cane meno, ignorano totalmente i bisogni del proprio cane, ignorano totalmente i messaggi del proprio cane e ignorano totalmente la natura del proprio cane. Questo comporta, diciamo, nei casi più semplici, semplicemente un animale infelice, frustrato, che magari si lecca fino a farsi le buche nella pelle. Cioè, nei casi più infelici, cani che poi manifestano comportamenti aggressivi, se non addirittura, insomma, purtroppo gli episodi ci sono anche nefasti proprio, ecco, perché accadono questi tipi di incidenti, e lì bisogna interrogarsi su che cosa non abbiamo capito, perché effettivamente ci sono delle grosse incomprensioni, diciamo, sì, così, sì, alla base. E ci sono grossi condizionamenti anche storici di momenti in cui le cose sono state gestite in altri modi. Per esempio, con i cavalli, come li gestiamo noi, si dice in gestione naturale, i nostri cavalli d'inverno mettono un pelo lunghissimo, sono degli orsetti, anzi tendono a sporcarsi nel fango, esatto, per farsi asciugare il fango e proteggersi dal freddo. Poi quando li vai a pulire, naturalmente ci vuole un ore e mezzo. Esatto, è molto più difficile tenere i cavalli così, perché per pulirli pulisci dove devi, sì, pulire, ma non devi neanche pulirlo tutto d'inverno, perché gli serve. Voi avete due, un crusado e un
oppure insomma ecco, la gente che prende quei cavalli lì, li mette la coperta, sennò si sporcano. No. Lo so, perché il cavallo bianco non è mai bianco, nemmeno se lo insomma la lavandina. E quindi io conosco proprietari che ti tengono la coperta anche in box, non solo perché hanno freddo, ma perché si rotolano naturalmente. Sì. Nella pipì nel box diventano gialli, nel fango loro vanno, poi soprattutto quello che è stato Stallone va a coprirsi con la cacca, sì, quindi diventa marrone, per coprire l'odore, perché lo Stallone capobranco non si vuol far sentire, no? Quindi si coprono di solito con gli escrementi per non farsi anche sentire. Al cane piace tantissimo questa cosa di rotolarsi nelle cacche, che... chi ha proprietà, chi ha cani che lo fanno sa benissimo che c'è. E anche questo diventa poi un modo, per esempio, educativo, se penso alle ragazze, loro sanno benissimo che d'inverno col pelo lungo non galoppano. Perché i cavalli galoppano in natura, ma non li facciamo galoppare noi perché si devono asciugare. Asciugare ci vuole del tempo col pelo lungo, sì. Quindi io direi che un pochino l'intento nostro, adesso non so quanto tempo abbiamo, ma. Perché poi dobbiamo rivere, se ho capito. Adesso poi si deve, vero? Sostanzialmente oggi diciamo era un po' l'idea di, diciamo, culturalmente far arrivare una parte di conoscenza dei cavalli, dare un'idea di qualcosa di diverso da quello, perché bisogna sempre chiedersi come vediamo gli animali, no? L'animale che si vede in concorso, che salta ostacoli, l'animale per esempio adesso non c'è neanche un bel dressage, che in teoria dovrebbe essere la forma più, più attenta, no? più delicata, non è neanche così adesso. Quindi la conoscenza secondo me è quello che può salvare il mondo, quindi il nostro intento era un po' farvi conoscere qualcosa di diverso da quello che è così un po' nell'immaginario delle persone. Adesso non lo so, se qualcuno volesse poi dire qualcosa. No, io volevo dire, io ho letto pochi giorni fa il libro che è arrivato l'altro giorno di Francesca. Devo dire che a me è piaciuto veramente tanto, perché è un libro laico. Cioè, quello che mi è piaciuto del tuo libro è un libro laico, cioè non è... Perché quando senti parlare di benessere animali, noi che lavoriamo con gli animali, tu lo sai, c'è quello che appunto per ignoranza magari fa l'animalista d'appartamento, che ho io, no? Cioè quello che vive in appartamento, poi ti viene a fare la storia appunto per quel cavallo infangato, no? Quante volte mi ha rotto le scatole, ah ma il suo cavallo infangato, ma fa il suo lavoro, un cavallo, cioè si infanga. Invece ho trovato un libro veramente interessante, non solo la parte normativa che si sa poco, e poi manca. E poi per quanto questo mondo sul maltrattamento animale è poco conosciuto, ma a livello profondo, e con una laicità, con un punto di vista, diciamo così, provo, non so, mi viene altro, cioè vero, serio, puntuale, ma non esaltato, no? Perché purtroppo il rischio è il fondamentalismo, no? Tu sai meglio di me che ci vivi in questo mondo, quanto si è permeato anche il mondo degli animali di fondamentalismo, un po' come il nostro mondo degli sciamani, no? Del quello che il cavallo fa lì e ti cura, il cavallo non cura, fa il cavallo, punto. Cioè, tu, mi fa molto piacere questa tua osservazione, perché mi è costato tanto, sono onesta, non mi è stato facile, soprattutto la parte finale che è dedicata al tema degli allevamenti intensivi, per me è stato un capitolo veramente molto doloroso. Io sono vegetariana, peraltro non mangerei mai un animale, quindi mi è costato molto avere questo approccio laico, scientifico. Le persone che ho scelto di intervistare non hanno evidenziato appunto il punto di vista normativo, scientifico, la ricerca. Sono appunto, uno è un veterinario ASL e insegna benessere animale all'università, che non è benessere che insegniamo noi, è benessere dei mattatoi, nel senso, tanto per essere chiaro. E l'altro insegna zootecnologia e quindi è un universitario. Perciò è un punto di vista anche criticato dagli animalisti. Ho ricevuto anche critica, perché giustamente dice: ma come, tu sei un animalista, devi dire che gli allevamenti intensivi devono chiudere tutti o non devono esistere. Sì, volendo, diciamo, affrontando questo argomento di pancia, diciamo così, dal punto di vista semplicemente così emotivo, sarebbe stato facile questo approccio. Mi ha costato molto, mi fa molto piacere che
che si possa apprezzare, perché volevo anche in questo argomento così difficile, così delicato, perché gli allevamenti intensivi sono un mondo che però non possiamo ignorare, cioè, anzi dobbiamo affrontare, entrarci dentro mani e piedi sempre di più, perché le leggi ci sono, ma possono essere migliorate, possono essere ulteriormente raffinate, possono essere applicate meglio, senz'altro, perché tutti, insomma, di carne ne mangiamo tanta, ecco, anche lì ci sono numeri, e numeri io non li amo, ma quelli parlano, non è che si può mangiare di meno. Questo è un altro argomento ancora, si ritorna al fatto che siamo animali e come animali dovremmo mangiare molto meno, muoverci molto di più e soprattutto, ecco, eviteremo un sacco di, anche di costi, di problemi, perché alla fine, se ci pensate, insomma, quello che spendiamo in analisi perché abbiamo la glicemia alta, in nutrizionisti perché dobbiamo metterci a dieta, in prodotti perché sono più, poi prendiamo la macchina per raggiungere una palestra dove montiamo su una bicicletta, e quindi semplicemente vivendo in un posto così, per dire, no? Uno, tutte queste spese minerebbe. E no. Allora, rispetto per esempio al maltrattamento involontario, comunque al integralismo, no? Che diceva anche Umberto, la laicità del tuo libro, chi mi conosce sa, quando parliamo di terapie, no? Il co-terapeuta, io intendo cum terapeuta, col latino, cioè lavoriamo con un animale. A me piace lavorare con l'animale che può esprimersi secondo le sue caratteristiche, ma gli obiettivi terapeutici li diamo noi. L'animale fa l'animale, deve fare l'animale che sta bene, perché il potenziale curativo è un potenziale che deve far star bene entrambi, il fruitore e l'animale. Quando diciamo co-terapeuta, come se, cioè, ci sono delle, non so quali definizioni, potrei farvi delle bellissime definizioni sciamaniche, ma io sono una donna di scienza, non sono uno sciamano, quindi le cose funzionano perché il cavallo e gli animali in generale sono dei mediatori, dei ponti che arrivano, ma gli obiettivi terapeutici li diamo noi. Quindi per me il co-terapeuta, che sembra sempre, no? Tipo dottor cavallo, dottor cane, il cavallo fa il cavallo, il cane fa il cane, gli obiettivi terapeutici li diamo noi. E questa secondo me è un'altra cosa. Io poi faccio la psicoterapeuta, lavoro con le parole, per me le parole sono fondamentali, quindi quando usiamo co-terapeuta in modo improprio, commettiamo un errore che può condizionare negativamente le persone, per cui andrebbe spiegato molto meglio, perché la conoscenza è quella che salverà il mondo, la conoscenza vera. Sì, è un po' il motivo per cui io ho scelto di intervistare, perché non ho assolutamente la competenza necessaria a rispondere e argomentare i temi che ho scelto di trattare. E siccome siamo in un mondo di tuttologi, in cui apri Facebook e chiunque si esprime su qualsiasi argomento con dovizia di particolari, ecco, questo da giornalista peraltro lo combatto fortemente, perché la competenza è un qualcosa che si sviluppa con una vita di lavoro, di studio, di applicazione, ciascuno nel proprio campo, perciò insomma, tu, se fai il tuo lavoro è perché lo sai fare, perché hai studiato, perché ti sei perfezionata, perché lo fai. E non c'è niente di magico. E non c'è niente di magico, è tanta fatica e tanto lavoro, così come io nel mio settore o appunto una persona che fa altro. Quindi la competenza è un valore assolutamente da recuperare se vogliamo, diciamo, capire qualcosa nei vari argomenti, e anche avere la pazienza di ascoltare o di leggere, perché non è che da una riga o da un secondo così su Wikipedia si può sviluppare, diciamo, una conoscenza, appunto. Ci vuole tanta fatica, soprattutto nel mondo degli animali, non ne parliamo, perché non basta una vita, penso, no? Nuno Olivera diceva, si impara sempre. Io ogni volta imparo sempre qualcosa di più. Gli animali sono anche questo, sono dei grandi maestri, perché in un attimo, soprattutto il cavallo, più del cane, il cavallo in un nanosecondo ti fa capire che non hai capito un cavolo nonostante che magari sia tutta la vita che ha questo potere effettivamente, che il cane forse non ha, perché al solito il cane ha quella sorta di amore che sembra quasi perfetto, no? È sempre lì che ti intento a compiacerti. Il cavallo no, è come noi, uguale.
Esatto, poi ti considera un essere inferiore probabilmente, non raggiungerai mai non solo la sua perfezione, ma come dice sempre Marchesini, che è un grande conoscitore dei gatti, lui ecco, li reputa degli animali conviviali, io li conosco pochissimo i gatti, quindi con la gattina del mio compagno ho iniziato ad osservarla e vedo che lei apprezza molto il fatto di non essere invasa, perché anche questa è una cosa da insegnare ai bambini. Gli animali non per forza bisogna entrarci in contatto, per forza subito. Ma anche col cane. Esatto, quindi il cane non si abbraccia, non gli si butta addosso, perché ha un linguaggio anche corporeo molto diverso dal nostro. Per esempio, no? Per il cane l'abbraccio è un'aggressione, quindi un conto è se lo fai col tuo cane di famiglia, che ormai è abituato diciamo a qualsiasi cosa, ma il bambino che si butta su un cane che incontra e l'abbraccia, se il cane si gira e lo morde, purtroppo ha fatto il cane, ci ha fatto qualcosa di diverso, perché l'abbraccio è come se uno ti arrivasse da dietro e ti prendesse per il collo, è normale, no? Una reazione anche, diciamo così, o mentre dormi, no? Il bambino che si butta sul cane, il cane sta dormendo, non riesce a reagire in maniera diversa, quindi... Cosa mi avevi chiesto? No, ma io direi che questa improvvisazione va benissimo così. Ho bevuto appositamente solo un goccino. Io ho preso un pelino di più, sono più lucida. Sì, c'è qualcuno che ha voglia di fare una domanda? Vai Silvia. Due. A una mi avete praticamente quasi risposto, che è l'umanizzazione è una forma di maltrattamento, assolutamente sì. Gli animali. E l'altra invece riguarda proprio, forse un po' più Stefania, il lavoro, lavorare con gli animali, farli lavorare con noi, farli lavorare per noi. Sì. Qual è il confine? Dove sta il confine? Il confine è molto delicato, perché è quello del rispetto. Allora, loro sono io per noi, cioè, sì. Sì. Da quando esistiamo noi esistiamo. Domanda, allora, brava per averla fatta, perché l'equilibrio sta un po' in quello che avevo accennato, cioè loro sono animali cooperativi, quindi tu devi avere un atteggiamento con loro che gli rende piacevole stare con te, fare le cose con te. I momenti che noi passiamo con loro ed è il motivo per cui noi viviamo con loro sono tanti, non sono quelli solo di quando siamo qua in campo e che ne so, uno arriva qua e vede una lezione di equitazione o una terapia di riabilitazione. Loro poi hanno altri momenti con noi, le ragazze oggi sono state qua tutta la mattina, si sono prese cura di loro ed è questo rispetto che li rende collaborativi, perché sennò possono spegnersi, cioè perché possono eseguire, perché hanno magari paura. Ma non è, quello non è terapia, ecco, non funziona, cioè può funzionare perché magari ha paura e non reagisce, ma non funziona. Io non so Alessandra, tu se sei d'accordo, no? Però è proprio renderli collaborativi, loro hanno piacere di collaborare, nelle loro storie fanno quello che facciamo noi, litigano, hanno le loro questioni, non vanno d'accordo, poi vanno d'accordo, poi si cercano, poi se lo menano, poi si ritrovano, così. Loro sono animali molto simili a noi come, non so come dire, tessuto sociale. Fondamentalmente abbiamo lo stesso cervello cablato, no? Per entrare in socializzazione, si attivano le stesse aree. Se noi riusciamo ad avere questo rapporto educativo di preparazione con i cavalli, riusciamo a farli lavorare bene, nel rispetto. Perché poi è quello che dicevo prima, il potenziale curativo per essere realmente curativo deve portare benessere ad entrambi, fruitore e cavallo, anche terapeuta. Per quanto riguarda l'umanizzazione, sì, è una forma di maltrattamento laddove si intenda il non, diciamo, venire incontro e dare risposta a quelle che sono le esigenze etologiche dell'animale, per esempio del cane, appunto il fatto di non farlo mai uscire, di non farlo mai giocare perché sennò si sporca, perché sennò tutta una serie di cose. Al tempo stesso, attenzione, perché diciamo, tenere il cane magari in casa con sé o passare molto tempo con lui non è umanizzare. Il cane è un animale sociale,
come appunto lo è il cavallo, e forse il peggiore maltrattamento in questo caso li accomunerei sia per il cane che per il cavallo è l'isolamento sociale, sì, cioè dire sì, prendo il cane perché c'ho un enorme giardino, il cane tra, lo lascio lì da solo in giardino, lui è felicissimo, no, lui è un infelice. Perché comunque il così come prendo il cavallo, gli metto un box bellissimo, tutto chiuso, non lo faccio relazionare con nessun altro. Ecco, questo non è umanizzarli naturalmente, anzi ci scordiamo che anche noi non saremo felici se ci rinchiudono in una bellissima villa da soli, sì, forse qualche giorno ci va l'abbiamo bene. Anche provato qualche anno fa, pochi anni fa, con la pandemia. Esatto, poi dopodiché insomma non siamo, e quindi il cane sta volentieri con noi, noi siamo il suo branco, quindi sì, la serenità e l'equilibrio di un cane passa anche attraverso il fatto che lui si senta esattamente componente del branco in cui vive, con un ruolo molto chiaro, ecco, perché poi lì appunto anche molte aggressioni purtroppo si generano anche da una mancanza di chiarezza in quelli che sono i ruoli sociali, che tra di loro gli animali li stabiliscono, ma nel caso in cui ci sia l'interazione con l'uomo, con i bambini in casa, deve essere molto chiaro, ecco, che ognuno ha il suo ruolo, e se il cane è consapevole del ruolo che ha, noi vediamo le tue, loro hanno perfettamente chiaro qual è il loro ruolo, no? E svolgono il loro lavoro in maniera, cioè anche nella relazione tra di loro, no? Si sticchiano, chi uno va a vedere, sì, no, ci sono andata io, ho notato, sì, cioè quella deve arrivare prima, perché se arriva prima l'altro, quella si incavola, si ammazzo così, e cioè c'hanno tutto, loro stanno lavorando, noi siamo qui che giovigliamo, quelle lavorano e hanno il loro ruolo, e loro sono senz'altro animali felici, come lo sono i cavalli, perché possono stare insieme tra di loro, stanno sempre appiccicati i cavalli, quando mai si vede un cavallo da solo, a meno che non sia uno un po' così, però normalmente diciamo non è un'umanizzazione permettere agli animali di entrare in relazione tra di loro e con noi, ecco. Quindi queste volevano essere un po' delle pillole così di conoscenza che speriamo vi siano interessate e vi abbiano così un pelino colpito, fatto anche desiderare magari di conoscere, perché desiderare è un altro verbo che usiamo poco, ma dovremmo desiderare di conoscere cose che magari non conosciamo. Un libro di Marchesini che vi consiglio, forse è proprio l'ultimo, è Etologia del desiderio. E c'è l'altro libro, quello di Franz De Waal, L'ultimo abbraccio, è bellissimo. È bellissimo, bellissimo. Direi che allora ringrazio veramente Francesca per averci. Io ringrazio voi perché sono felicissima di intanto aver conosciuto questo luogo che Stefania ha raccontato nella sua intervista, e mi sembrava talmente bello che proprio ero desiderosa di vederlo, ed è come me lo aspettavo, ecco, che non sempre l'aspettativa era proprio, quindi sono felice, molto ringrazio felice. Ringrazio tutti veramente per essere venuti qua. Grazie a tutti di essere qua con me.